Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz, NBA Revival Zone, come sempre siamo qui per i 5 punti post partita. Si parla di Lakers-Nuggets gara 4, vittoria Lakers 3-1 per LeBron, Anthony Davis e compagni, a una vittoria dell'NBA Finals e se non avete nulla in contrario io vi direi quali sono stati secondo me i 5 punti da prendere in considerazione. Partirei tipo adesso. Punto 1. Lo prendo io. Jamal Murray, autore peraltro dell'ennesima partita splendida di questa cavalcata Nuggets nei playoff, viene preso da LeBron James a 4 minuti dalla fine e non segna più un canestro. Un canestro dal campo. Segna solamente liberi. Da un certo punto di vista è un segno di maturità per lo stesso Jamal Murray, che invece di intestardirsi con tiri dalla lunga o con uno contro uno, step back e cose di questo tipo, ha deciso di attaccare forte il ferro nel finale di partita, guadagnandosi una serie di tiri liberi. Dall'altra parte però abbiamo un giocatore di 36 anni alla 17esima stagione, parliamo ovviamente di LeBron James, che sembra l'unico essere vivente in NBA capace realmente di accendere e spegnere l'interruttore a suo totale piacimento. Stoppate da una parte, punti dall'altra e sempre con una lucidità insospettabile. Punto 2. Playoff Rondo. Non me ne vogliano i detrattori dell'ex playmaker dei Boston Celtics, in particolar modo non me ne voglia l'autore, compagno di merenda in molte live, ma Rondo è chiaramente l'uomo chiave di questa serie, almeno fino a questo momento, perché da Anthony Davis ti puoi aspettare i punti, da LeBron James ti puoi aspettare questo genere di prestazioni. Stanno mancando i tiratori in parte, Danny Green soprattutto, ma Rondo, dopo il rientro, già con gli Houston Rockets ha avuto un discreto impatto, ora contro i Denver Nuggets sta avendo un impatto enorme. Non sono tanto i punti, le statistiche, anche se mette quasi 8 assist di media giocando, entrando alla panchina giocando 20 minuti. Quello che impressiona non è quindi tanto la fase offensiva, quella ce la si poteva aspettare, ma la fase difensiva, ragazzi, sta difendendo forte sulla palla e molto meglio di chi in realtà era stato preso proprio per far quello, ovvero Danny Green e Kentavious Caldwell-Pope. In più ha dimostrato per l'ennesima volta, come se ce ne fosse bisogno, che quando c'è bisogno di alzare l'asticella ed il livello del proprio gioco, lui raramente sbaglia. Terzo punto, il gatto e la volpe. Perché? Perché abbiamo assistito, fatta eccezione per gara 1, dove i Nuggets erano chiaramente stanchi e sulle gambe, gara 2, 3, 4 hanno avuto lo stesso mood, lo stesso flow. Con una squadra che va avanti, viene poi ripresa, raggiunta, nel momento in cui chi è raggiunto deve fare il passo e superare la squadra che era in vantaggio, si ferma e la squadra che era in vantaggio allunga ulteriormente. L'abbiamo visto in gara 2, anche se i Nuggets lì in quel caso stavano per riuscire a fare lo sgambetto ai Lakers, l'abbiamo visto in gara 3 al contrario, con i Lakers che hanno recuperato addirittura 20 punti a metà del quarto periodo, e poi i Nuggets sono riusciti ad allungare ancora, e l'abbiamo visto in questa gara 4 con i Lakers, per carità sempre avanti, fino a 10 punti anche, ma i Nuggets sempre col fiato sul collo. Cosa voglio dire? Voglio dire che è una serie tutt'altro che finita, l'abbiamo imparato nelle serie precedenti proprio dei Denver Nuggets, peraltro le partite che i Nuggets hanno perso coi Clippers sono state vere e proprie batoste. In questa serie sono state tutte partite molto equilibrate, quindi aspettiamo a dare per finita questa serie. Punto numero 4. Fisicità e aggiungo io ulteriori aggiustamenti. Perché? Perché ci sono stati aggiustamenti da parte di Vogel, del coaching staff dei Los Angeles Lakers, in particolar modo Dwight Howard è partito in quintetto. Quindi ciò che avevo detto nel precedente video, ovvero che probabilmente in questa serie i Lakers devono, è tutto a loro vantaggio il fatto di giocare col doppio lungo, a differenza di quanto non lo fosse contro gli Houston Rockets,
Howard parte in quintetto e a fine del primo periodo era praticamente già in doppia doppia, quindi c'era, era presente mentalmente, e in più con una difesa estremamente fisica su Nikola Jokic è riuscito a limitare il serbo e a creargli un'altra volta problemi di falli. Se da un lato c'è la fisicità maggiore da parte dei Lakers, dall'altro abbiamo Nikola Jokic che continua ad avere molte difficoltà e soprattutto continua ad avere problemi di falli quando la difesa su di lui diventa molto molto fisica, come è stato in gara 4. Punto numero 5. Le panchine. Questo non è un punto specifico di questa specifica partita, ma in generale di questa serie. Perché da un lato, sponda Lakers, abbiamo già parlato di Rondo. Parliamo anche un po' di Kai Kuzma, che oggi è entrato dalla panchina e quindi da sesto uomo riesce a sfruttare gli spazi con dei tagli sotto canestro, riesce a essere incisivo anche da bloccante nei pick and roll con LeBron James, lo abbiamo visto con un paio di triple in pick and pop, ma diciamo, se vogliamo farne un discorso un po' più ampio, probabilmente il ruolo adatto per il Kai Kuzma è quello di sesto uomo in uscita alla panchina, a maggior ragione in questi Lakers, dal mio punto di vista. C'è poi Caruso. Caruso sta avendo una serie difficile a livello numerico, ma in difesa, ragazzi, è sempre nel posto giusto e al momento giusto. Fateci caso, e gioca comunque più di 20 minuti nonostante le cifre siano molto molto basse. Dall'altra parte abbiamo un Monte Morris che è solidissimo, ragazzi, un ottimo giocatore. Abbiamo Torrey Craig che quest'oggi usciva dalla panchina, difesa e comunque qualche punto in attacco, e poi abbiamo Michael Porter Jr. E qui mi sbilancio un pochettino, perché ha dimostrato già più volte, sia nella precedente serie che in questa, che quando c'è da mettere canestri pesanti lui non si tira indietro, la mano non trema. Anche in questa gara 4 ha avuto la palla in mano, soprattutto sul finale di terzo periodo, e ha messo un paio di triple per riavvicinare i Nuggets ai Lakers. Se continua così, mi espongo, mi rendo conto che sto per dire qualcosa forse di esagerato, ma Michael Porter Jr. potrebbe diventare, nel giro di forse 3-4 anni, un buon go-to guy di una franchigia. Non dico di una franchigia vincente, ma se lo è Lavin a Chicago, perché non può esserlo Porter Jr. da qualche altra parte? A Denver, chiaramente, non potrà essere la prima stella, non potrà essere il go-to guy, semplicemente perché in questo momento c'è un Jamal Murray giordanesco che, quando la partita si fa clutch, non sbaglia veramente niente. Ok ragazzi, ho finito con questi 5 punti rapidissimi, indolore. Non ho avuto molto tempo per prepararli, ho lavorato tanto, sono stanchissimo. Come sempre rinnovo l'invito a seguirmi e noi ci vediamo qua per future live e futuri video. Ciao a tutti!